Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo tornando a parlare dell'omicidio accaduto a Chieti Scalo, perché mentre nel pomeriggio si terrà l'autopsia sul corpo di Fausto Di Marco, gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire quanto accaduto all'alba di domenica scorsa, ritenuta attendibile la super testimone del delitto, Alfredo Primante. Il rione Filippone di Chieti si è mobilitato con una raccolta fondi per pagare il funerale di Fausto Di Marco, ucciso da Emanuele Cipressi nella notte tra sabato e domenica con un collo di bottiglia che gli ha reciso la carotide. Sono tantissimi i locali dove si può donare un contributo libero. Intanto, davanti al kebab Mian Donner di via Pescara, dove è avvenuto il delitto, continua a manifestarsi tutta la solidarietà della città, che non riesce a capacitarsi di un gesto così efferato e inspiegabile. Solidarietà che corre anche su Facebook e che arriva da un grande autore della musica italiana, Angelo Branduardi, che in un post ha voluto ricordare la passione per la musica di Fausto, strappato alla vita, scrive Branduardi, in maniera brutale ed assurda. Era musicista di gran talento e ragazzo sensibile ed era un branduardiano, come potete ascoltare in questo video. Un abbraccio ai familiari e agli amici per questa grave perdita, ma Fausto Di Marco ci seguirà ancora dallassù. Nel frattempo, sul fronte delle indagini, si cercano conferme che dovrebbero arrivare dall'esame autoptico affidato dalla Procura di Chieti e dal PM titolare dell'indagine, Giancarlo Ciani, all'anatomopatologo Pietro Falco, responsabile della medicina legale della ASL di Chieti, a cui parteciperà anche il consulente di parte Luigi De Pascalis. Cipressi, ha raccontato il suo avvocato Roberto Di Loreto, è apparso molto provato mentre attende la fissazione dell'udienza di convalida del fermo. Punto certo per gli investigatori al momento è la testimonianza resa ai carabinieri della compagnia di Chieti, comandati dal maggiore Federico Fazio, della super testimone, una trentenne che vive a Chieti, che si è presentata spontaneamente ai militari per raccontare l'approccio respinto che avrebbe tentato Di Marco con lei poco prima dell'omicidio. Sentendosi respinto, Di Marco, secondo il racconto della testimone, le avrebbe lanciato un bicchiere che lei sarebbe riuscita a schivare finendo addosso a Cipressi. Il ragazzo, che in quel momento aveva in mano una bottiglia di birra, un po' per difendere la ragazza sua amica, un po' per il bicchiere, si sarebbe avvicinato a Di Marco, ne sarebbe nata una colluttazione con i due che sarebbero finiti a terra e con Di Marco che si sarebbe rialzato perdendo vistosamente del sangue, raggiunto al collo probabilmente dal coccio della bottiglia. La ragazza a quel punto, alla vista del sangue, pensando che Di Marco fosse solo ferito, sarebbe tornata a casa, ma quando in tarda mattinata ha appreso dai telegiornali che l'uomo era morto, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Ancora cronaca, tre persone sono rimaste intossicate in Valle Peligna dopo aver ingerito funghi ricevuti in regalo e per loro si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Sulmona. I residui di funghi consumati sono stati inviati al servizio igiene, alimenti e nutrizione della ASL 1 e al centro micologico regionale dell'Art Abruzzo, che ha sede presso il distretto provinciale dell'Aquila, che si occupa delle intossicazioni fungine. Presso il centro micologico sono state eseguite le analisi volte ad evidenziare la tossicità delle specie raccolte. Consumate le analisi dei residui fungini, fa sapere la dottoressa Virginia Lena, direttore del distretto provinciale Arta di L'Aquila, ha messo in evidenza la presenza della Clitosib nebularis, conosciuta in diverse zone dell'Abruzzo come orcella e in altre parti d'Italia come nebbione. Si tratta, spiega, di un fungo che non rientra nell'elenco delle specie ammesse al consumo da parte del Ministero della Salute. Andiamo ancora avanti. Sarebbe doloso l'incendio alla scuola Michetti di Francavilla. Il sopralluogo degli inquirenti avrebbe infatti consentito di rinvenire tracce inequivocabili sulla presenza la notte di domenica di alcune persone all'interno del plesso. Vediamo. È doloso l'incendio alla Michetti di Francavilla, all'interno della scuola chiusa in questi giorni per lavori. Sono infatti state trovate tracce che fanno decisamente propendere per l'azione di qualche sconsiderato. Nel corso del sopralluogo i carabinieri della locale stazione hanno anche notato sul pavimento tracce recenti di impronte di scarpe. Per chi voleva creare danni alla struttura è stato poi semplice appiccare domenica notte il fuoco, considerando la grande quantità di carta presente nell'archivio. Sono stati alcuni testimoni, vedendo uscire del fumo dalle finestre del secondo piano, a lanciare l'allarme e permettere l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Chieti, che hanno domato il rogo in pochi minuti, evitando che le fiamme
fiamme potessero coinvolgere gran parte della struttura. Il rogo ha interessato l'archivio e alcuni corridoi. I danni sono stati limitati. Si sarebbe trattato di una bravata di qualcuno che sapeva che proprio per via dei lavori in corso in queste settimane non sarebbe stato complicato entrare nel plesso scolastico. Le indagini sarebbero però già a buon punto per individuare gli autori del gesto. Una telecamera posta nei pressi della Michetti potrebbe infatti aver ripreso coloro che sono entrati per appiccare il fuoco. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, ha stigmatizzato l'atto vandalico e invitato gli autori del gesto a costituirsi ai carabinieri. Rammaricata per quanto accaduto anche la dirigente scolastica della Michetti, Daniela Bianco. Siamo alla cronaca giudiziaria. Credo che la Procura di Pescara abbia giocato un ruolo importante e negativo nella mia esperienza politica e intervenuta spesso sulle questioni politiche e a giudicare dai risultati, ad esempio nei casi di D'Alfonso e Venturoni, senza grandi risultati. Lo ha detto l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi a margine dell'udienza davanti al GUP di Pescara Gianluca Sarandrea relativa alla vicenda sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010. Oltre a Chiodi sono imputati l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. La delusione, ha aggiunto Chiodi, è grande perché in tutto il Paese e in Parlamento mi consideravano una persona che ha fatto una battaglia straordinaria per risanare e moralizzare il sistema sanitario, che era anche riuscita a farla. Qui a Pescara invece mi considerano un delinquente, sono l'unico politico d'Italia ad essere imputato per non aver favorito la sanità privata. Gli imputati sono accusati a vario titolo di falso, violenza privata e abuso d'ufficio. Il procedimento ha preso il via da un esposto dei titolari di cliniche private. Noi a questo punto andiamo dunque ad ascoltare le parole dell'ex governatore Gianni Chiodi. Guardi, io sono l'unico politico in Italia che ha a che fare col mondo della sanità privata e che la magistratura ha coinvolto non perché abbia favorito la sanità privata e quindi mi accusano di violenza privata nei confronti delle cliniche private, di alcune cliniche private, mi accusano di aver favorito Villapini, che era in procedura, era del tribunale in quel momento, non è che era di una persona fisica, quindi era già fallita, quindi non si favorisce nessuno. Ho avuto continue azioni di disturbo sotto tanti punti di vista, compreso giudiziari, nel percorso di risanamento che abbiamo dovuto fare, anche di moralizzazione del sistema della sanità privata in Abruzzo, che era caratterizzata dall'assenza di contratti, nonostante che davi 200 milioni di euro ai privati non c'erano i contratti, come la pubblica amministrazione che nei confronti di un fornitore non ha il contratto, non c'erano controlli, non c'era niente, era un mondo selvaggio, molto più compromesso di quello delle regioni dove esisteva la malavita, e questo non lo dicono io, lo dicevano a Roma i tavoli di monitoraggio. Quindi aver tentato di moralizzare questo sistema, di aver messo in equilibrio i conti della sanità e aver assicurato un futuro alla sanità abruzzese, solo qui in Abruzzo è considerato un reato. In tutte le parti d'Italia i soliti politici li coinvolgono quando prendono mazzette, quando hanno delle collusioni con la sanità privata, e io ho avuto ricorsi in continuazione su tutti i miei atti dalla sanità privata, che poi sono stati tutti confermati dal Consiglio di Stato, compreso il riaccreditamento di Villapini. Quindi insomma, non so che dire. La Baraldi però nelle intercettazioni ammette che questa situazione era esistente da tanto tempo, ma che lei l'aveva scoperta soltanto alla fine e quindi preferiva cercare un escamotage. No. Per non ammettere questo sbaglio. No, questo è quello che avete letto oggi sul Centro, che adesso è di proprietà proprio della clinica privata, così come Rete 8. Si confondono fischi per fiaschi, si prendono stralci di intercettazioni che riguardano altre questioni. La vicenda, a quell'epoca era anche la vicenda dei pagamenti di Villapini, che era andato in fallimento, quindi bisognava capire quello che bisognava pagare, cosa erano stati pagati erroneamente nel passato. Ma nel passato si riferisce a un passato in cui io non c'ero.
Il riassetto della sanità prosegue il suo percorso dopo la riorganizzazione dei presidi ospedalieri. Ora è la volta delle nomine dei nuovi primari all'ospedale di Vasto. Secondo l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, si giocherà una partita importante per aumentare i livelli qualitativi dei servizi. Francesca Romana Testi. Si continua a parlare di riassetti per la sanità, in questo caso si parla, l'attenzione è concentrata sull'ospedale di Vasto, in questo caso si parla anche di un passaggio di testimone per quanto riguarda le direzioni delle unità ospedaliere, in questo caso come si procede? Ma intanto mi sembra una grande opportunità per la sanità abruzzese, perché dopo la programmazione, aver definito quali sono le vocazioni e le destinazioni dei presidi, la palla vera passa al giocatore, cioè ai buoni e ottimi operatori che possono dare più qualità al sistema sanitario regionale. Pertanto la scelta dei nuovi primari, cioè dei nuovi dirigenti, è fondamentale, perché sono poi i giocatori, gli operatori che fanno davvero la differenza. In questo caso per l'ospedale di Vasto più volte l'opposizione ha parlato di lavori, di messa in sicurezza e di adeguamento. Beh, sono tutti lavori che stiamo facendo. Intanto, rispetto al Consiglio Comunale che noi tenemmo come governo regionale insieme al Consiglio Comunale nel dicembre del 2014, gli impegni sono stati tutti rispettati. Da ultimo, Lungo Degenza, Stroke Unit, Rete di Emergenza Urgenza, i 118, le postazioni del Vastese, da ultimo l'investimento sul materno infantile per renderlo in sicurezza, ed è in arrivo finalmente anche la determina dirigenziale da parte della Regione Abruzzo che completa sia su Lanciano che su Vasto la messa in sicurezza del percorso nascita. Poi ci saranno ulteriori investimenti con la realizzazione del nuovo ospedale, non mi sembra poca cosa. E ora ci trasferiamo all'Aquila, perché per tentare di trovare una soluzione alla vicenda delle bollette non pagate ai progetti case, il vice sindaco del capoluogo regionale Nicola Trifoggi lancia la sua proposta. Daniela Rosone. Sul caso delle bollette energetiche degli anni antecedenti al 2013 per il progetto Case MAP arriva la proposta del vice sindaco dell'Aquila Nicola Trifoggi. Prendiamo i consumi totali e dividiamoli per tutte le abitazioni del progetto, dice. Ognuno pagherà per i metri quadri che gli competono. Chi da questo risulterebbe sfavorito rispetto alle precedenti bollette pagate con l'effettivo consumo conteggiato dai contatori, vedrebbe il comune intervenire in quella parte eccedente. Secondo i nostri calcoli, ha detto Trifoggi, si tratta di una cifra a carico dell'amministrazione di 300.000 euro. Il contenzioso tra i cittadini residenti nelle case post-sisma e il comune riguarda, come sapete, consumi mai pagati da residenti al comune, che è intestatario delle bollette, prima della lettura dei consumi individuati stessi regolarizzata a partire dal 2013. Si tratta di una delle emergenze post-sisma più sentite in città, visto che per legge il comune dell'Aquila è proprietario di circa 5.600 alloggi, che al momento vedono circa 5.000 residenti, oltre a quelli che hanno lasciato successivamente questi alloggi per tornare a casa. C'è una proposta del comune, ha spiegato Trifoggi, che vorrebbe spalmare la media dei consumi su ogni singola piastra, cioè ogni palazzo, e ridistribuirla sui condomini, ma è tale la differenza di costruzione tra le singole strutture che si rischierebbe di fare delle ingiustizie. Ci sono case fatte meglio e altre fatte peggio, con persone che hanno avuto bisogno di più riscaldamento e altre meno. Dobbiamo cercare un principio di equità. Quindi, se si procede per consumi medi generali e si applica questo criterio, dice, visto che il caso è nato per inerzia del comune e non per responsabilità dei cittadini, è meglio che la differenza la metta il comune. I 300.000 euro che ballano saranno sicuramente meno dei costi delle cause che stanno nascendo, cause che il comune perderà sicuramente, dice il vice sindaco. Per lui si tratta di una transazione, di una deroga tra le parti che inserisce in un rapporto di diritto civile, quindi anche la Corte, specifica Trifoggi, dovrebbe essere d'accordo. All'interno di queste bollette che chiedevano il conguaglio per il 2013-2014 con il metodo del metro quadro, erano contenute anche una serie di altre cose che non dovevano esserci. Per cui già mi risulta che siano partite delle comunicazioni ulteriori da parte dell'amministrazione che correggeva questa impostazione. E per il resto io credo che la situazione si debba risolvere comunque in tempi brevi, al massimo entro la fine del mese, il tempo di predisporre eventualmente una delibera di questo genere e di farla approvare in giunta. È questione di qualche giorno e si saprà. Cambiamo ancora pagina, l'associazione Arco mette a disposizione in maniera gratuita la propria struttura supportata dalla competenza di validi ed esperti professionisti in favore di tutti quei soci e coloro che si sono sentiti danneggiati dalla banca di Teramo. Vediamo.
La sezione di Teramo di Arco Consumatori mette a disposizione la propria struttura, viste le tante richieste ricevute fino ad oggi. Nel dettaglio cosa farà? Noi metteremo a disposizione il nostro ufficio legale, che comunque dà corso a quella che è una richiesta piuttosto numerosa di ex soci e soci della BCC, i quali si sono sentiti in un certo modo defraudati e quindi vorrebbero fare un'azione risarcitoria o che altro nei confronti del management. Chiaramente questa è una fase di ascolto e quindi noi stiamo aspettando anche altri soci che volessero aderire a questo tipo di iniziativa e quindi iniziare con una piccola investigazione, quindi acquisire dati necessari per poter portare avanti in altri ambiti questa nostra istanza. Da noi sono arrivate fino adesso una ventina di soci, ma molte telefonate le abbiamo ricevute, quindi per questo motivo dobbiamo dar corso a quello che è il nostro dovere istituzionale, raccogliere tutte le istanze possibili, concentrarle in un'unica attività in modo tale da dare soddisfazione a tutti. Quindi non inizieremo se prima non abbiamo raccolto la maggior parte dei soci interessati. Le vicende sono state sviscerate già nei mesi passati attraverso i media su quella che è stata la svolta della BCC, assorbita da un'altra banca. Per cui la BCC ha perso la sua capacità autonoma di gestire i propri clienti e i propri soci e quindi da qui è nata questa esigenza da parte dei soci, di chi comunque non era d'accordo con questo tipo di attività di cessione e anche di management, di percorrere una strada di risarcimento. Anatocismo, legalità ed usura, temi caldi al centro del convegno che si svolgerà all'auditorium del Parco dell'Aquila domani, con ospite il generale dei Carabinieri che per anni ha collaborato fianco a fianco con Giovanni Falcone. Giorgio Alessandri. Crisi delle famiglie, anatocismo bancario, ovvero la produzione di interessi sugli interessi. Signoraggio bancario è un tema caldo come l'usura, una trappola in cui spesso si cade per l'illusione di riuscire a far fronte alle difficoltà. Argomenti di vita quotidiana in cui si parlerà nel corso dell'incontro, patrocinato dal Comune dell'Aquila, che si svolgerà domani, 11 ottobre, all'Auditorium del Parco e promosso da SDL Centro Studi S.P.A., società specializzata nell'analisi delle problematiche attinenti ai rapporti con il sistema bancario e finanziario, nonché con soggetti deputati al recupero di imposte e tasse. Al convegno per la legalità parteciperanno Nicola Tifuoggi, vice sindaco e già procuratore generale, padre Quirino Salomone, frate francescano, ex rettore della Basilica di Collemaggio dell'Aquila, l'avvocato Biagio Riccio, avvocato civilista e patrocinante in Cassazione, e il dottor Piero Carablò, presidente del SDL Centro Studi S.P.A., ex magistrato e primo in Italia ad aver ottenuto la prima sentenza italiana contro l'anatocismo bancario, dopo circa 40 anni di sentenze negative della Corte di Cassazione. Questo è un fenomeno purtroppo che oramai riguarda l'Italia intera, è partito già da qualche anno e si va sempre accentuando, perché purtroppo in via della crisi che tutti conosciamo, che sappiamo com'è, che continua ad andare avanti, più aumenta la crisi più le persone vanno in difficoltà con il sistema bancario e di conseguenza hanno bisogno di essere tutelati. Qual è la tutela a cui possono ricorrere i cittadini in difficoltà? Beh, ci sono tante tutele, ad esempio noi come azienda facciamo a livello promozionale un check-up gratuito a tutte queste famiglie che hanno difficoltà con i mutui delle banche, con eventuali affidamenti, le aziende, con tutti i rapporti che hanno, dopodiché noi li rendiamo edotti della loro situazione e loro sceglieranno se è il caso di poter andare avanti per poter recuperare il maltolto, proteggersi da queste situazioni che li stanno aggredendo o meno. Ospite d'eccezione Angelo Pellegrini, generale dell'Arma dei Carabinieri, è stato comandante della sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985. Come uomo di fiducia del pool ha portato a compimento le più importanti indagini nei confronti di Cosa Nostra. Sì, abbiamo questa grande opportunità, questo onore di avere con noi il già capo dell'antimafia di Falcone
è colui che ha gestito tutto il maxi processo giù in Sicilia che c'è stato, e viene per presentare un libro estremamente interessante. Il titolo del libro è Noi uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere, e quindi lui sugli aspetti della legalità dell'usura ha tanto da parlare, da raccontare. E noi restiamo in un certo senso in argomento, perché è giunta a Pescara la sua 21ª edizione la manifestazione dedicata a Paolo Borsellino. Quest'anno il tema sarà Pensare legale per costruire legale, al centro dell'attenzione ancora una volta i giovani. Francesca Romana Testi. Edizione 2016 del premio Borsellino, ogni anno c'è un tema diverso che persegue dei principi fondamentali, quest'anno su cosa si concentra? Noi siamo soliti non parlare teoricamente della legalità, ma portare diciamo dal vivo i testimoni. Lo facciamo nella giornata finale, lo faremo anche nell'avvicinamento alla giornata finale con il nuovo presidente del premio, che è Francesco Forgione, già presidente della commissione antimafia, e con il garante del premio, che è Don Aniello Manganiello. Cos'è fondamentale ricordare e soprattutto far sapere anche ai giovanissimi? Che la lotta alla mafia, alle mafie, alla illegalità si combatte tutti i giorni innanzitutto con se stessi, cioè che bisogna che siamo noi che diventiamo migliori. Per farlo c'è bisogno di nutrirsi di alcune cose, che sono intanto la conoscenza di quello che succede e, secondo me, stabilire relazioni positive con le persone che fanno questo di mestiere, lo fanno anche per missione. Le istituzioni sono presenti perché il messaggio è veramente importante ed è quello della legalità, soprattutto rivolta ai giovani, perché è da lì che si comincia. Una 15 giorni ricca di iniziative culturali, sociali e anche trasversali, che certamente vedono coinvolto in primo luogo il mondo della scuola, perché queste iniziative sul senso di legalità in primo luogo ai giovani devono essere indirizzate. Ricordando un grande italiano, Paolo Borsellino, magistrato che Cosa Nostra ha fatto saltare in aria in una calda e torrida estate del 1992. Il suo ricordo ci guida ieri come oggi alla ricerca di una società migliore in cui si sia pronti ad affrontare le grandi sfide che ci sono, avendo ben solidi e saldi dei valori. Accomunati dalle condizioni lavorative e dalla transumanza che ha costretto la popolazione a lasciare la terra nativa, la città di Castel Gandolfo ha voluto assegnare la cittadinanza onoraria al primo cittadino di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Su proposta della giunta comunale di Castel Gandolfo, il sindaco di Crognaleto ha ricevuto l'onorificenza della cittadinanza onoraria per le attività svolte in favore delle collettività che accomunano i due paesi dei rispettivi comuni, Pavona e Cesacastina. Il sindaco di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, sabato scorso ha conferito l'atto al sindaco Giuseppe D'Alonso nella sala civica, alla presenza di tanti cittadini e autorità locali. Una gioia, una soddisfazione, un orgoglio del primo cittadino che in un certo qual modo ha portato questo riconoscimento non per se stesso ma per una collettività importante che sia di Crognaleto e sia del paese di Cesacastina. Questo legame nasce appunto dalla transumanza dei miei pastori che da Cesacastina vanno verso il paese di Pavona, una frazione del comune di Castel Gandolfo, e poi a tutte quelle situazioni che si sono spostate a seguito della Grande Guerra, dell'occupazione, insomma lo spopolamento della montagna in un certo qual modo, e l'ospitalità di questa bellissima città come Castel Gandolfo. La capacità delle persone provenienti da Crognaleto di rimanere attaccatissime alle loro origini è singolare. Ogni cittadino che è qui ha anche una casa a Crognaleto e ha voluto rifarla qui. Questo esprime proprio una voglia di integrazione e nello stesso tempo di mantenere le proprie radici. È un esempio rarissimo oggi, perché invece si cerca, ognuno è di fidente anche di quello che conosce da sempre, no? C'è proprio la tendenza a rintanarsi nella paura. Invece i cittadini di Crognaleto hanno avuto coraggio, hanno avuto forza, hanno avuto determinazione, hanno avuto amore per la loro terra e hanno amore per la loro terra e amore anche per questa terra, quindi veramente un grande esempio positivo. Il programma ha un fine ed è quello di unire i territori in un gemellaggio nella virtù della fratellanza delle popolazioni, delle unioni. Ancora ricordo il 24 mattina il sindaco la mattina alle 7 mi telefonò per conoscere lo stato del sisma nel mio territorio, quindi questo sentimento che cresce sempre più, arriveremo appunto a un giorno dove uniremo i nostri territori con un gemellaggio.
Il 13 ottobre si svolgerà la giornata mondiale della vista. In questa occasione nelle piazze abruzzesi saranno presenti i camper per effettuare gli screening gratuiti della vista. A Pescara sarà Piazza della Rinascita ad ospitare i medici della clinica oculistica di Chieti, diretta dal professor Leonardo Mastropasqua. Malattie silenti che colpiscono l'occhio, un numero sempre crescente che rende le cure una conseguenza dei mancati controlli. Il 13 ottobre, in occasione della giornata mondiale della vista, in tutta la regione si svolgeranno screening gratuiti con professionisti del reparto di oculistica dell'ospedale di Chieti. Qui a Pescara metteremo il nostro camper, il camper della IAPB, dell'International Agency Prevention Blindness dell'Abruzzo, che praticamente farà delle visite, degli screening sia al mattino che al pomeriggio. Le patologie sono prevalentemente il glaucoma, che è chiamato il lato silenzioso della vista, che è dovuto ad un aumento della pressione degli occhi. Ove non diagnosticato, il paziente non se ne accorge perché non dà sintomi, quindi solo pigliando la pressione te ne accorgi, quindi basta un minuto per svelare questa patologia e salvare la vista al paziente. Le altre patologie diffuse sono prevalentemente le maculopatie, in modo particolare la maculopatia diabetica, nel diabete che noi sappiamo è un'epidemia, quella del diabete, che sta esplodendo, e quindi ogni diabetico deve controllarsi il fondo dell'occhio, perché è molto importante non solo per la salute e per il diabete stesso, ma anche per la maculopatia, perché se la prendi per tempo la salvi, e le maculopatie legate all'età. Un appello rivolto a tutti, dai piccolissimi ai giovani, contando che in molti casi è possibile intervenire all'insorgere dei primi sintomi. La prevenzione è legata ad ogni età ha una patologia diversa, ed è chiaro che in pratica noi riusciamo, attraverso questi screening fatti dagli oculisti e dagli ortotisti, a risolvere il problema. La IAPB è fondamentale in questo. Siamo allo sport, al calcio, per parlare del Pescara che dopo la sosta tornerà in campo sabato prossimo alle 18 per ospitare nella seconda gara casalinga consecutiva allo Stadio Adriatico alle 18 la Sampdoria. Il tecnico Massimo Oddo medita novità per quanto concerne la formazione da opporre ai blucerchiati. Probabile l'impiego di due giocatori dal primo minuto in contemporanea, ovvero Brugman e Aquilani. Sul momento dei biancazzurri andiamo ad ascoltare il presidente Daniele Sebastiani. Nelle ultime ore lei ha parlato anche del mercato di gennaio, o comunque ha detto vedremo se potrà tornare Gianluca Lapadula a Pescara. C'è qualcosa di vero? Non ho detto così, ho detto probabilmente un'altra cosa, cioè ho detto che alla domanda se il Milan facesse uscire Lapadula lei lo riprenderebbe, ho detto chi non lo riprenderebbe, e poi ho detto anche che Lapadula, siccome si parlava di flop, Lapadula non è assolutamente un flop, perché se un giocatore che fa 70 minuti in tutto, forse neanche li ha fatti, si debba ritenere un flop Lapadula, io non sono d'accordo, ma questa è una mia valutazione, un mio giudizio, poi magari altri la pensano in maniera diversa, ma non ho detto riprendiamo Lapadula, mi hanno fatto una domanda e ho dato una risposta. Ultimissima battuta su queste prime 7 giornate di campionato, il presidente Sebastiani che voto darebbe al Pescara? Ma io do una sufficienza piena al Pescara, perché ha fatto quello che doveva. Noi dobbiamo lottare per salvarci, non dobbiamo lottare per andare in Europa, e quindi sapevamo che il cammino era duro e difficile, e quindi noi stiamo facendo quel campionato qui e lì. Poi siamo stati anche un pochettino sfortunati, perché probabilmente avremmo meritato di raccogliere qualcosina in più. E soprattutto magari anche con gli attaccanti, che si continuano a dire ci vogliono le punte, io l'altro giorno ho avuto modo di dare un'occhiata, una sbirciata alla classifica dei cannonieri. Se guardiamo la classifica dei cannonieri della Serie A, i primi 10 di questa classifica sono giocatori che a Pescara non verrebbero nemmeno in vacanza per costi e qualità. E dopodiché ci sono i nostri, perché dopodiché c'è Manai che ha fatto 2 gol, c'è Baybeck che con 30 minuti ne ha fatto 1, e quindi noi tutto questo bisogno di tutte queste punte che fanno tutti questi gol non li vedo, perché poi tutte le punte di cui si è parlato e dovevano venire a Pescara fino a oggi o non giocano o non hanno ancora fatto gol. Siamo alla pagina della Lega Pro. Sabato prossimo il Teramo sarà impegnato in casa del Venezia di Pippo Inzaghi. La partita sarà diretta dal signor Giovanni Luciano della sezione di Lamezia Terme. Il difensore biancorosso Stefano Scipioni si dice fiducioso per la difficile trasferta in terra veneta e parla della condizione personale e della squadra. Vediamo. No, il momento è positivo, perché è venuto un allenatore nuovo
con i suoi concetti, noi cerchiamo di applicarci e applicarli al massimo. Fino adesso ancora non perdiamo, quindi siamo soddisfatti. Col 3-5-2 diciamo che abbiamo molta più superiorità a centrocampo, quindi i tre centrali dietro sono più coperti e sono liberi di palleggiare, poi si sentono più protetti perché sono appunto tre centrali. Con quel modulo io mi trovo bene, ma anche col 4-4-2 mi trovo bene. Non abbiamo iniziato benissimo, anzi, però noi siamo convinti che siamo forti, siamo una squadra molto forte, umile e di persone molto, molto applicate, e quindi siamo sicuri che ci tireremo fuori da questa situazione per cercare di ottenere minimi playoff. Io cerco sempre di dare il massimo quando sto in campo. Poi da luglio che mi porto dietro un problemino al tendine, ma non è una scusa, anzi, perché quando vado in campo cerco di dimenticare i dolori. Mo grazie ai dottori e ai fisioterapisti sto risolvendo questo problema e spero che possa raggiungere la mia condizione migliore al più presto possibile. Sì, vedendo la classifica sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima con un allenatore che ha fatto la Serie A e ha giocato la Champions League, quindi gli stimoli vengono da soli. Poi noi dobbiamo essere bravi a fare quello che ci dirà il mister e a metterci del nostro sabato, perché sappiamo che loro sono molto forti, sarà una partita molto difficile, chi sbaglierà meno vincerà. Ancora calcio con una notizia arrivata in redazione pochi minuti fa. Il Pineto ha infatti annunciato l'esonero di Aldo Ammazzalorso. Al tecnico è stata fatale la serie di 4 sconfitte consecutive, l'ultima domenica scorsa contro la Sammourese per 2-4. Al suo posto arriva Daniele Amaulo, che nella passata stagione ha guidato la Vis Pesaro. In passato Amaulo è stato anche, lo ricordiamo, in Abruzzo allenatore del Morro d'Oro e dell'Angolana. Renato Curi, il neotecnico, sarà a Pineto già nel pomeriggio per preparare la prossima sfida dei biancazzurri in programma contro il Castelfidardo. E questa era l'ultima notizia della prima edizione del TG6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, come sempre, con l'informazione alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.